Buongiorno a tutti, stiamo per iniziare. Due minuti e iniziamo. Buongiorno, vi prego di prendere posto. Thank you.
Sì. Buongiorno, buongiorno e bentrovati. Bentrovati a tutti, vi preghiamo di prendere posto. Ci ripresentiamo, insomma, un'insolita coppia. Squadra vincente non si cambia, non sempre, succede pure il contrario. Io sono Vincenzo Montalcini, sono un giornalista di Crotone e sono in compagnia del presidente. Perché il presidente si rimane sempre, no? Dirigenti scolastici, questo si dice. Sì, sicuramente sono 4 anni che non lo sono più, ma mi sento sempre meglio con i ragazzi, con i bambini, con gli alunni, che non al di fuori, anche perché, come noto, continuo a fare di tutto come se fossi ancora in servizio dentro e fuori la scuola. E lui è il preside, Franco Rizzuti. Siamo alla 14ª giornata della legalità. Buon compleanno, Totò! Lasciatemi dire solo una cosa velocissima, perché davvero abbiamo tantissimo da fare. È un onore, è vero, stare su questo palco per il secondo anno. È una responsabilità. Però insomma è qualcosa che davvero ti riempie il cuore, abbiamo davvero una responsabilità enorme nel stare di fronte a voi, nel stare di fronte ai nostri ragazzi e raccontare queste storie. Dobbiamo farlo, non ci dobbiamo stancare, perché deve essere chiaro un concetto in un momento in cui le cose chiare sono sempre meno, che la mafia fa schifo, ragazzi. La mafia fa schifo. Questa cosa deve essere chiara. Non devono esserci dubbi, cioè, le mafie fanno schifo. E noi quando Giovanni e Francesca chiamano non possiamo che rispondere. Noi quello che possiamo dire con lo stesso sentimento. Per noi è un piacere poter riuscire a essere utili per la nostra piccola parte, anche perché in questi 14 anni il lavoro che hanno fatto Francesca e Giovanni per l'intera comunità è stato un lavoro veramente grandissimo e veramente inusuale. Sappiamo quali sono le nostre reazioni ogni volta che succede qualcosa, anzi che accade qualcosa. Giovanni e Francesca sono riusciti a trasformare una grande tragedia in un momento di aggregazione, in un momento di formazione, in un momento di cultura, e continuano a farlo anno per anno, e ovviamente è un onore per noi poter dire c'eravamo anche noi ed eravamo al loro fianco, come è giusto che sia. Preside Franco, un po' di anni fa, una delle lezioni di catechismo, no? Mi insegnarono quella che era la santità di tutti i giorni.
era un concetto quasi astratto, no? E molti dicevano, vabbè, ma bisogna essere santi per essere delle persone per bene. La chiamata alla santità no, è una cosa importante per chi ci crede davvero. E Giovanni e Francesca, consentitemi, hanno trasformato la loro vita in una missione di santità, perché comunque non è facile fare quello che fanno ogni giorno, ma lo fanno da 14 anni senza mai fermarsi. E sono un esempio di forza incredibile e dal quale dobbiamo partire. Salutiamo anche le istituzioni presenti, tutte quante, e lascio la parola proprio a Giovanni e a Francesca. Accogliamoli con un grandissimo applauso. Percorso di disperazione, chiamiamolo così, tra virgolette. Siamo onorati veramente ad avervi oggi qua, al Teatro Apollo, così numerosi. Grazie per aver accettato l'invito a partecipare a questa 14ª edizione che è dedicata a Dodò in occasione dei suoi 25 anni. È un nostro piccolo angelo che ci guarda da lassù. Colgo l'occasione anche per dare il benvenuto a tutte le autorità presenti, civili e militari. Grazie che ci state a fianco veramente giorno per giorno, e io lo ringrazio veramente lo Stato, perché c'è stato e c'è per tutti. Dobbiamo veramente crederci, perché se noi ci siamo, loro ci sono, quindi stiamo lì vicino. E se dobbiamo vedere, io lo dico sempre, dobbiamo vedere, sentire e parlare e non voltarci dall'altra parte. Quindi io vi dico grazie per aver dato giustizia a Dodò, grazie veramente di cuore. Il benvenuto va anche ai familiari delle vittime innocenti di mafia, che oggi poi ci hanno raggiunto da tutta Italia. Poi man mano li vedete, le scuole che hanno realizzato il lavoro per ricordare il proprio caro. Grazie anche alle scuole, a voi, ma veramente un grazie grande a voi, perché senza di voi noi non saremmo qua oggi. Quindi grazie per sostenerci, che la nostra forza siete voi veramente. Ci date l'input e la carica che Dodò sarà qua oggi, era uno di voi, il più grande magari, però lui era un ragazzo abbastanza socievole, quindi Franco Rizzuti e le maestre che sono qua sanno che era Dodò, e Dodò lo fate vivere anche voi. Inoltre voglio ringraziare le scuole che sono ospiti e che con la vostra presenza ci arricchite e ci accompagnate ogni anno a realizzare gli eventi di memoria di Dodò e di ricordare tutte le vittime di mafia. Grazie ai dirigenti e agli insegnanti per il lavoro che svolgete nelle scuole, di portare gli alunni ad una maturità affinché divengano uomini e donne di un domani migliore. State vicino ad ognuno di loro, i nostri giovani hanno bisogno di noi per costruire una società sana, all'insegna della legalità. Sarà dura, ma dobbiamo far sì che nessuno venga lasciato da solo. Dobbiamo vincere le paure ed affrontare la vita, superando tutti gli ostacoli che troviamo nel nostro cammino. Dodò è andato via troppo presto. Di lui è rimasto solo il ricordo per voi, ma per noi genitori tanta rabbia, sofferenza, dolore e solitudine. Ricordatevi sempre che le mafie hanno tolto la vita a tanti uomini, donne e bambini. Non guardano in faccia a nessuno,
hanno provocato e provocano spargimento di sangue, tanto dolore e sofferenza nelle famiglie che non hanno a che fare con questi balordi. Cari ragazzi, leggete, studiate, lavorate sempre con etica e passione, imparate a dire di no e siate ribelli per una giusta causa. Siate forti, coraggiosi e onesti, siate liberi perché la libertà non ve la deve togliere nessuno. Ricordatevi che non esiste la separazione definitiva finché esiste il ricordo. Avremmo voluto che fosse andata diversamente. Nessuna lacrima e nessuna parola può colmare questo grande vuoto. Ci puliamo nei ricordi e dei momenti passati con Dodò. Il nostro pensiero fisso vuole fin lassù, dove Dodò è un angelo, il nostro angelo tra tutti gli angeli. Grazie, grazie a tutti. Buongiorno a tutti, grazie che siete tutti presenti. Io adesso oggi non rubo tempo a buon compleanno da domani, mi associo a tutto quello che ha detto Francesca. E grazie chiaramente ai familiari che sono partiti da Trieste, Napoli, Trieste, che sono qui con noi, e gli voglio mandare un messaggio che anche i suoi cari oggi stanno festeggiando il compleanno con Dodò. E adesso niente, Dodò compie 25 anni, facciamoci auguri con un grande applauso, grazie. Grazie, grazie a Giovanni e Francesca, e spero che voi come me facciate tesoro di queste parole forti, sentite davvero straordinarie. Ha detto bene Giovanni, Dodò compie 25 anni, Dodò è qui con noi e insomma vive nei ricordi con noi, ed è giusto che sia quest'angelo bello tra gli angeli che ti accompagna e forse riuscirà anche ad insegnarti qualcosa, grazie. Io invito sul palco il prefetto di Crotone, Franca Ferrara. Ha degli ottimi accompagnatori. Buongiorno a tutti, grazie ragazzi di essere qui presenti oggi, perché il dolore di Giovanni e Francesca è un dolore grandissimo, un dolore che non si acquieta mai, ed è ammirevole la loro forza, il loro desiderio di rendere questo dolore un momento di aiuto a questo territorio, perché ricordare un bambino che oggi compie 25 anni, è stato detto più grande di voi, ma un bambino che aveva una vita davanti, tante cose da fare, tanti obiettivi, non so Dodò cosa volesse fare da grande, che voleva fare Francesca da grande? Non possiamo parlare fino a 11 anni di Dodò. Cosa diceva? Che voleva fare? Lui era bravo in tutto, poi dopo 11 anni non posso dire niente. Questo dolore non è impensabile. Io auguro a tutti noi di non toccarlo mai con mano, di non sapere, di non avere la più pallida idea di che cosa sia. Nel loro dolore c'è un dolore che noi rappresentanti delle istituzioni abbiamo l'obbligo di fare in modo che non si ripeta per altre famiglie, per altri ragazzi, per altre persone. Il dovere delle rappresentanti dello Stato, nella mia persona, ma anche delle forze dell'ordine, il questore, il colonnello dei carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, è un dovere morale, è un dovere sociale
di attestare che lo Stato c'è. E in questo momento, cari ragazzi, lo Stato c'è, anche se questo territorio non sempre ci riconosce, ma noi ci siamo. Noi faremo sempre in modo, quanto possibile, di prevenire tutti i fenomeni criminosi. Prima mi è stato chiesto se questo territorio non avrà più episodi di questo genere, non avrà più una malavita organizzata, una criminalità organizzata che prende sangue in questo territorio. Cari ragazzi, io non lo so, ma vi posso dire una cosa, tutti noi insieme ce la possiamo fare. Ringraziamo davvero di cuore il prefetto Braga Ferraro, ovviamente salutiamo anche tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, delle altre istituzioni, volevo sul palco in rappresentanza del comune di Crotone, l'assessore Rossella Parise, che insomma dopo aver svestito i panni delle forze dell'ordine oggi è impegnata direttamente nella giunta comunale, non è presente per gli impegni insomma sopraggiunti il sindaco, quindi ascoltiamo anche il saluto dell'assessore Parisi. Buongiorno. Buongiorno a tutti, diciamo un intervento un po' a sorpresa, che però mi fa tantissimo piacere perché durante la mia carriera nella Polizia di Stato spessissimo ho fatto incontri con le scuole. In questo momento quello che mi viene da dire era, diciamo, è una cosa che ho sempre ripetuto appunto in questi incontri. Noi parliamo tantissimo di educazione alla legalità, si fanno diciamo, convegni, si fanno iniziative con le scuole diciamo, primarie, con le secondarie. Però poi quando diciamo, andavo in questi incontri chiedevo ai ragazzi, dico ma voi quando siete in macchina con papà vedete da lontano una pattuglia della polizia, papà che dice, contento? Quasi sempre la risposta era diciamo, in genere diciamo fa qualche, come dire, implicazione perché qualche miseria adesso mi controllano. Cioè, ecco, in un giorno come questo io vorrei che l'educazione alla legalità e soprattutto il senso della legalità venga a cambiare questo atteggiamento verso le forze dell'ordine, verso chi in generale diciamo, dà vita per mantenere la legalità. E forse in questo modo, pian piano, cambiando la mentalità, si potrà evitare e si dovrà evitare che ci sia una ripetizione di un evento drammatico, tragico come questo che ha colpito il piccolo Dodò. Grazie, grazie davvero. Ed è insomma quello che diciamo da sempre, è un modo di pensare, è il nostro modo di vivere la quotidianità che deve cambiare. E può cambiare, può esserci educazione in questo e in questo, insomma, ci devono aiutare, ci aiutano le scuole insieme alle famiglie. Adesso un momento davvero molto importante. Dunque, adesso darò lettura di un messaggio che ci ha fatto pervenire il prefetto Felice Colombrino, commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Ovviamente non ha potuto essere presente, ma ha voluto onorarci con questo messaggio e condividere quelli che sono i nostri ideali. Gentile Presidente, la ringrazio vivamente per l'invito che ho ricevuto con vero piacere alla giornata della legalità Buon Compleanno Dodò, organizzata dall'Associazione Dodò Gabriele in collaborazione con il coordinamento di Crotone dell'Associazione Nifera. Un'iniziativa che condivido pienamente, considerato che la violenza diventa ancora più atroce quando essere vittime innocenti sono i bambini. Tenere viva la memoria di Domenico è un dovere morale di tutti noi, soprattutto per le generazioni più giovani
e il vostro impegno lo testimonia ormai da anni. Anche lo Stato vuole essere vicino ai familiari delle vittime di mafia che vivono un continuo, immenso dolore che non potrà mai guarire completamente. Ed è per questo che rinnovo, a nome mio personale e dell'ufficio del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, i sentimenti di vicinanza e partecipazione. Con l'occasione, nell'esprimere il mio sincero apprezzamento per l'impegno e il lavoro quotidiano che portate avanti, auspico ogni migliore successo all'evento e rinnovo a tutti l'augurio di buon lavoro. Cordialmente, il prefetto Felice Contini. Ed ora iniziamo con i veri protagonisti della giornata, le scuole. E siccome io ho avuto la fortuna, da un certo punto di vista, la sventura di essere qui ormai da quel famoso giorno, voglio raccontare un piccolo episodio. Immediatamente la prima volta che facemmo buon compleanno loro su questo palco, la maggior parte di voi non c'erano e quindi è una novità, per chi c'era già da allora sarà una ripetizione. Quel giorno, quando Giovanni e Francesca mi invitarono a fare anche, a dare la mia parte come presentatore, scusatemi il termine, non voglio assolutamente rubare il lavoro a nessuno, ho avuto molte difficoltà e c'era un motivo. L'ultima volta che avevo visto Dodò era proprio qui, su questo palco, insieme, per festeggiare, in occasione di una recita della scuola, il premio che Dodò aveva ricevuto come miglior alunno dell'istituto che a quel tempo avevo il piacere di dirigere. E uso il termine piacere perché chi mi ha conosciuto come dirigente sa che per me il lavoro è sempre stato un piacere. Tutti quelli che hanno lavorato insieme a me sanno che per me era un onore fare il dirigente nel mio piccolo, permettetemi di usurpare un termine, rappresentare lo Stato, e naturalmente l'ho fatto sempre in maniera tale da rispettare tutti quanti, a cominciare dai bambini, ovviamente a finire ai miei collaboratori più vicini, a tutti i docenti, a tutto il personale di segreteria. Credo che sia questo il segreto per fare bene le cose, farle sempre come se fosse una gita, come se fosse un divertimento e non come se fosse il lavoro che ci costringe a fare quello. Alzarci la mattina alle 5 per andare a lavorare non è mai stato un peso, proprio perché lo facevo con la volontà di rendere un servizio agli altri. E allora adesso la scuola di Dodò, la scuola in cui ho lavorato per 16 anni come dirigente, il plesso Pizzuta dell'Istituto Comprensivo di Papanice, saranno proprio loro a raccontarci Dodò. Lasciamoci sentire con un bel applauso, sono emozionati, dai! Tutte le mattine fa l'appello, chiamando anche il nome di Dodò.
e tutti noi ci alziamo in piedi, rispondendo presente. Dobbiamo rinunciare a tante cose.
Qui avremmo avuto tanto un fratellino e una sorellina, tra i miei genitori dicevano e dicono ancora oggi che la vita è dura. È difficile andare avanti con una misera paga. Sono molto amareggiato e deluso e anche preoccupato. Vedere mio papà fare anche dei lavori in nero per vivere almeno la giornata. Inoltre ne chiedo perché i comuni danno aiuto solo a certi figli e quelle famiglie che come la mia solo un figlio che aiuto ha. Purtroppo viviamo a Sud Italia e amiamo la nostra terra e non mi va di lasciare i miei compagni per andare all'estero con i miei genitori perché qui sono nato e voglio viverci con la mia famiglia. Le chiedo con tutto il mio piccolo cuore un lavoro per il mio papà, ben retribuito, così possiamo anche noi fare una vita dignitosa. Il mio papà è molto grande, sa fare tutto, dall'operaio al muratore, giardiniere, eccetera. Spero tanto che legga questa lettera, anche se so che è tanto impegnato. Mi scusi se le faccio perdere 5 minuti, ma deve sapere che a Crotone la vita non è facile per tante famiglie. Le chiedo cortesemente di valutare la situazione precaria di questa provincia e di non dimenticarsi della mia famiglia. Distintamente la saluto, Domenico Gabriele, strada provinciale 22, numero 36, 88900 Crotone. PS, rialzati Crotone! Tornerai qui, se mai.
Grazie alla memoria di Dodò saremo in grado di costruire un domani più giusto, più pulito e più sicuro, combattendo sempre l'illegalità e soprattutto l'indifferenza che uccide più della mafia. Concludiamo con un video che racconterà le tappe salienti vissute da Dodò nella nostra piccola, grande scuola di Pizzuto.
Ringraziamo di cuore l'Istituto Pizzuta, davvero. Insomma, mentre i ragazzi guadagnano di nuovo la platea, insomma, Franco, si dice che dopo i 40 si diventa dalla prima facile, no? E forse perché è stato un po' particolare, però così. Interpretavo, ha detto una cosa forte, ragazzi, ha detto una cosa davvero bella. Prendo in prestito una citazione dell'amica Francesca D'Arienzo, poi è diventato un libro di Bruno Palermo, al posto sbagliato. Cambiare cultura, cambiare modo di pensare significa essere convinti del fatto che al posto sbagliato non c'era da dopo la sera, ma c'erano le bestie che hanno sparato dietro quella ringhiera. Dottore era al posto giusto, stava giocando a calcio come ogni bambino, al posto sbagliato c'erano gli altri. E quindi anche essere convinti di questo è utile. Poi, insomma, sto facendo fatica, no, ci sarà che c'è anche la classe di mio figlio che ha 10 anni qui con noi, e quindi è davvero difficile. Andiamo avanti perché c'è un'altra scuola, è l'Istituto Comprensivo Gioacchino da Fiore di Isola Caporizzuto, che ci raccontava la storia di Domenico Fanato. Si prepara intanto l'Istituto Comprensivo, abbiamo bisogno di due microfoni. Stanno preparando i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Gioacchino da Fiore di Isola Caporizzuto. Subito dopo sarà la volta dell'Istituto Comprensivo Sant'Angelo a Sasso di provincia di Benevento. Quindi magari così, mentre gli altri propongono i loro lavori, iniziano a prepararsi anche gli altri. Stanno salendo sul palco i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Gioacchino da Fiore di Isola Caporizzuto. Un grosso applauso per loro. Intanto ricordiamo che ci sono con noi anche i familiari di Domenico Cannata, così come i familiari delle altre vittime di cui racconteremo le storie oggi, quindi un grazie sentitissimo per aver scelto di vivere insieme a noi questa storia. Parte, sì, intanto loro possono andare al centro del palco, però prima guardiamo un video che racconta, insomma, quella che è la storia di Domenico Cannata. Thank you.
il nonno di Diego, di cui lui fa conto suo proprietario di rilievo, fiero del suo lavoro, si appresta a raccogliere i frutti del suo sacrificio per soddisfare le esigenze della famiglia. Finalmente ho realizzato il mio sogno. E fuori un terreno capuna ai mali posti del luogo, che minacciano il nonno e di riassurti la famiglia. Penso che la vostra proprietà abbia bisogno di considerazione. Già, un terreno di 250 milioni di lire saresti a posto. Si reca quindi presso la taverna dei carabinieri di Cinque Torri, lontano da occhi indiscreti, per denunciare la caduta, e vi incontra un suo compaesano, anche gli affezionato della sua vita. Io non cedo al ricatto. Hai ragione, non devo dirlo. La notte del 16 aprile 1972 due esplosioni abitano la famiglia. Il genero elettricista si affaccia alla finestra e nota una scia di fiamme provenire verso casa. Addio, cos'è successo? Non si muove, vado a controllare. Con l'intento di evitare un cortocircuito, si avvicina al portatore ma rimane folgorato da un secondo guardo, provocato dall'esplosione di un attentato minimizzato. Domenico giunge al pronto soccorso in condizioni disperate e purtroppo poco dopo morirà. Non penso riuscirà a sopravvivere. Domenico, che è andata solo dopo 36 anni, nel 2005 viene riconosciuto vittima innocente di mafia. Nel 2007 la biblioteca costituisce, assieme ad altri familiari, l'associazione Piana Vivere con l'obiettivo di aiutare e accompagnare tutti coloro che hanno perso un loro caro per mano della tragedia. Qualcosa che non ci augura neanche il peggior nemico.
ma anche stima. Stima perché non è facile superare questa questione. Ma lei ci è riuscita, rendendo quei quattro bambini di quella notte traumatizzati e difesi, ora adulti forti e senza paura. Un abbraccio grande da parte mia. Adesso Anna Filippis ci leggerà una lettera scritta in carattere braille. Cara Teresa, mi dispiace tanto per ciò che ti è successo 2 anni fa, la morte del tuo caro papà è stata sicuramente una cosa che ha dovuto sconvolgere la tua vita, ma ricordati che ciò che lui ci ha lasciato è un'eredità grande che... Facciamo sentire un bel applauso, Anna. Proseguiamo con il video dell'alunna della terza B Ginevra Comico. Intanto io chiamo proprio vicino a me i familiari Marino e Teresa Cannata, figli di Domenico. Siete timidi stamattina, facciamoci sentire.
quindi non c'è Teresa, abbiamo un Marino, quindi lo prego insomma di venire proprio qui vicino a me. Una breve battuta, tanto lavoro da parte di questi ragazzi che hanno parlato, hanno fatto vivere insomma la storia, questa storia davvero incredibile, una storia di coraggio. L'hanno fatto attraverso diverse forme di comunicazione, tra l'altro, ed è una cosa che gli rimarrà, insomma, è giusto ripartire da qui. Sicuramente, intanto grazie, buongiorno a tutti, veramente col cuore. L'emozione è tanta, però io sono vivo emotivo. Mi dispiace per mia sorella, che purtroppo abbiamo ormai la mamma che è quasi addirittura d'arrivo. Questa è un'altra triste notizia, però purtroppo non potuto essere qua. Però credetemi, e col cuore è presente qui con voi. Ringrazio la scuola, ringrazio il genitore di Dottor Lomonia, Domenico. Mio padre si chiamava Domenico. Non racconto la mia storia che è già stata raccontata, però credetemi, una sola cosa voglio chiedervi: intanto ringraziarvi perché siete stati veramente eccezionali, dico eccezionali dire poco, ma vi devo chiedere un piacere, solo questo, e poi vi lascio perché mi rendo conto che ormai la storia l'avete conosciuta. Io l'ho vissuta questa storia, avevo 12 anni e 6 mesi e ogni giorno, credetemi, ogni notte me la porto con me. Ma a parte questo, vi chiedo questa semplice cosa a tutti voi. Quando oggi tornerete a casa, se sono anche qui il vostro genitore e il papà, vi prego, date due baci, uno sul lato destro che è il vostro, uno sul lato sinistro come se fossi io a darlo il mio. Ormai mi sono dimenticato, non so più che vuol dire, però lo amiamo sempre. È importante che iniziative di questo tipo, quindi i genitori di Dodò, anche a loro dobbiamo ringraziare col cuore. Perché se noi vogliamo veramente la verità e la giustizia, dobbiamo dare gli ottimi esempi. E poi continuiamo comunque a farlo. Io vivo a Milano, voi sapete, ormai ho i signori in prima fila che sanno più di me naturalmente, anche se noi li viviamo queste situazioni perché li seguiamo giornalmente. La 'Ndrangheta è invasa dalla Lombardia, abbiamo addirittura una mappa che abbiamo preparato come familiari di Libero o meno, dove ogni paese abbiamo nome di questi calabresi che hanno invaso e gestiscono a modo loro, ma noi stiamo combattendo e continueremo a combattere. Quindi questo è importante, che anche voi iniziate a combattere insieme a noi. Grazie mille, combattere per anni della legge della giustizia. Adesso c'è la consegna da parte dell'Istituto Comprensivo Sant'Angelo, dell'Istituto Comprensivo Gioacchino da Fiori, diceva Capo Rizzuto, dei lavori che sono stati fatti insomma in questo percorso. Ce lo spiegherà direttamente il docente. Si presenta. Professore Placina, referente bullismo e cyberbullismo. Volevo solo dire che due lavorazioni video non sono state proiettate, per cui troveremo il modo di farlo. Grazie Salvo. Adesso la consegna da parte di Franco Rizzuti della targa ai familiari insomma di Domenico Cannata e la ritira al figlio Marino. Grazie. Grazie mille, proseguiamo, ci ritroveremo dopo, proseguiamo Franco. E allora adesso continuiamo con le scuole e, come vecchia abitudine di questo buon compleanno Dodò, le scuole vengono da tutta Italia. Quest'anno è toccata la partecipazione all'Istituto Comprensivo di Sant'Angelo a Sasso, in provincia di Benevento, che ricorderà la figura un'altra vittima innocente, Silvia Ruotolo. Invito ovviamente i ragazzi a salire sul palco, anche perché dobbiamo preparare qualche microfono, tre microfoni e due poi con l'asta per le percussioni.
hanno fatto un bel viaggio, insomma, da Benevento. Vi accogliamo, considerate questi ragazzi. Vediamo un po' di forza. Un silenzio assoluto.
Io ti guardavo, ero piccolo, non sapevo cosa fare. Si è scomparsa al mio orizzonte, mia mano nella mano mentre saliva in cielo. Le nostre mani si misero, ma non il nostro spirito. Saranno i nostri pari e insieme arriveremo a morire.
Stamattina per la prima volta e si sono dovuti organizzare per riuscire a fare il loro lavoro. Grazie ragazzi. Allora, la parola a Francesco. Io lo vedo buongiorno a tutti e ringrazio la famiglia di Totò di essere qui stamattina e assistere a questo meraviglioso pezzo che avete portato. E vedendo questo pezzo che avete portato mi avete fatto commuovere, mi avete fatto venire pelle d'oca e mi avete fatto
ritornare a quell'11 giugno del 1997. E io l'augurio che faccio a tutti noi giovani, che siamo noi giovani che dobbiamo metterci la faccia. Siamo noi giovani che dobbiamo riprendere i nostri territori. Siamo noi giovani che dobbiamo poter cambiare la nostra città e i nostri quartieri. Perché la nostra città e i nostri quartieri non deve essere la terra delle mafie, ma deve essere una città e i quartieri libera, in cui possiamo vivere e scendere per le strade con massima tranquillità. Adesso, in questo, permettetemi di dire che quello che ha detto è assolutamente vero, e che soprattutto il mondo della scuola, a cui mi onoro di aver appartenuto, è sempre pronto in questa difficile, perché ovviamente non è facile combattere la violenza con le sole parole, come diceva il grande Mahatma Gandhi, ma è quello di cui abbiamo bisogno, che cresca, nasca, cresca e si moltiplichi la cultura in tutti i sensi, perché solo attraverso la cultura riusciremo ad avere di nuovo il predominio delle parole e della ragione. E anche ovviamente a Francesco il ricordo di questa giornata e il ringraziamento da parte di tutti noi per la sua partecipazione. Grazie, grazie davvero ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Sant'Angelo a Sasso di Benevento che hanno ricordato la storia di Silvia Ruoto, quindi grazie, grazie davvero. Intanto possono prepararsi i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Papa Nice nel complesso di Margherita, che ci ricorderanno, racconteranno la storia di Andy Walter Cosina. Mentre i ragazzi si preparano, volevo sinceramente complimentarmi con i docenti, con chi ha preparato appunto i ragazzi, perché abbiamo visto fino ad ora dei lavori fatti molto bene, fatti con il cuore, e dei lavori che hanno utilizzato anche quelle che sono le forme di comunicazione dei ragazzi. Se c'è una sfida forse nella scuola, e che insomma mi sembra che pian piano si sta vincendo, è quello di parlare ai ragazzi anche con le loro forme di comunicazione, e oggi le abbiamo viste davvero tutte, dal ballo al disegno, al canto, a un tipo di musica molto molto vicina a loro. Stanno arrivando i ragazzi dell'Istituto Comprensivo, mi dicono insomma di prendere tempo, l'Istituto Comprensivo di Papa Nice, il reflesso di Margherita, con noi vi salutiamo. Ci sono anche Nella Cosliani, la mamma di Eddie, Oriana Susanna Cosina, sorella di Eddie, e Silvia Stenner, nipote di Eddie, quindi un grosso applauso per loro che insomma hanno voluto condividere con noi questa giornata speciale, una giornata in cui festeggiamo un compleanno speciale, non ricordiamo, non dimentichiamo, il compleanno di Godot. E quale forma straordinaria se non quella di farlo vivere nel ricordo e in un insegnamento per voi. I ragazzi sono quasi pronti, ci siamo, quindi in bocca al lupo anche a voi, sono emozionatissimi, quindi un grosso applauso anche per voi. Siete emozionati? Siete emozionati? Pochino? Vai, scordi di là, si di circolo,
Vai, 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 ci siamo? Un altro applauso per i ragazzi, dai. Thank you.
E questo è stato il modo con cui i ragazzi del liceo complessivo di Mamenice e del plesso di Margherita hanno voluto fare questo buon compleanno ad Odò. Davvero grazie. E nel frattempo io chiamo sul palco Nella Corriani, mamma di Eddy, Orianna Susanna Cosina, sorella di Eddy, e Silvia Stenner, nipote di Eddy. E prego di aggiungersi qui sul palco. Come potete capire, potete aver capito, che faceva parte della scorta di Paolo Borsellino. Vuole parlare Silvia? Eddy, come Paolo Borsellino, aveva fatto una scelta chiara. E forse è quello che insomma dovremmo trasmettere ai nostri ragazzi, il coraggio di fare scelte chiare e soprattutto scelte giuste. Certo, e mio zio, originario di Trieste, Nord-Est, ha fatto una scelta ben precisa fin da giovane, cioè quello di indossare la divisa da poliziotto. E in più anche la scelta di diventare un agente di scorta. Eddy si trovava a Palermo perché, oltre a rispondere a una chiamata precisa, a un grido d'aiuto che da Palermo è partito in tutta Italia, di agenti, di ragazzi che potessero proteggere la figura di Paolo Borsellino. Mio zio Eddy non era il prescelto nella lista di candidati che è stata richiesta alla questura di Trieste. Mio zio Eddy era il secondo della lista. Il primo della lista era un suo collega diventato papà da poco più di un mese. Io, se Marina ha chiesto ai suoi ragazzi di dare un bacio da parte sua ai loro papà, io chiedo a questi ragazzi di quanto di pensare anche a Eddy, che papà non ha potuto diventarlo, anche se lo voleva tantissimo. Grazie. Grazie. Approfitto per aggiungere una cosa. Mi fa molto piacere che quelli della scorta ogni tanto diventino dei nomi e dei cognomi e vengano ricordati per il loro sacrificio in nome dello Stato. E mi fa ancora più piacere che venga da un piccolo pezzo di quella scuola in cui sono stato tanti anni. Io ho la targa di chi non c'è, quindi... non sta bene, la nonna però sicuramente con il cuore è ancora fra di noi, anche se non più con la mente. La nonna di Eddy con molta dignità ha affrontato un dolore immenso, un dolore che per noi del Nord-Est all'epoca era veramente impensabile. La nonna è stata molto dignitosa nell'affrontare tutto, e ha chiesto solo una cosa: giustizia. E noi aspettiamo da 31 anni giustizia. Porterò avanti la sua richiesta finché avrò fiato e spero che questa mia eredità non sia un'eredità che lascerò a voi, perché spero di averla prima. Se non sarà possibile, vi chiedo per la mia nonna, per Eddy, cercate la voi. Grazie, quindi Giovanni consegna mentre la professoressa me la presti, provvederà a consegnare al
Questa poi gliela daremo ovviamente adesso. Adesso ci daranno una mano a metterla anche nelle scatole in modo da rendere più semplice il trasporto. Grazie, grazie davvero. Grazie ragazzi, per la testimonianza fortissima, intensa. Giovanni, sì. Franco, ci prepariamo con l'ultima scuola. L'ultima scuola, ritorniamo adesso a una scuola superiore, all'Istituto Magistrale Gravina di Crotone. Non so se è presente qualcuno poi in rappresentanza della scuola. In ogni caso il lavoro è un video, mi auguro che ci sia qualcuno, vedo che ci stanno arrivando e questo ovviamente ci fa estremamente piacere avere con noi gli autori, immagino, di questo video e di questo lavoro. Ricordiamo che è con noi Silvia Ventra, figlia di Giovanni. Poi chiamiamo qualcuno di voi, qualcosa oppure partiamo col video. Grazie, salve a tutti, buongiorno. Volevo ringraziare innanzitutto i genitori di Dodò per averci fatto conoscere questa storia che ci ha colpito molto. Infatti abbiamo realizzato un video e ci abbiamo messo tutto il nostro, insomma, per far conoscere e rappresentare bene questa storia. Ringrazio a tutti. Allora partiamo con il video. Ciao, sono Luca Costo, frequento il quarto liceo dell'Istituto Gravina. Con la mia classe abbiamo preparato un video su Giovanni Ventra, anche lui vittima innocente della mafia, ucciso con un proiettile da vagante, avrei voluto tanto conoscerti con un programma Dodò. Quando mio padre, Giovanni Ventra, venne ucciso dalla mafia il 27 dicembre 1972. Mio padre era un uomo semplice e buono, un contadino, con la passione per la politica. Era stato eletto alle elezioni comunali come consigliere di Cittanova, con moltissimi voti, perché il paese era da tutti ben voluto e rispettato. Aveva solo la quinta elementare, ma leggeva ogni giorno i quotidiani ed era sempre molto attento alla nostra istruzione. Era un papà moderno per quei tempi. Quando ad esempio le mie sorelle gli chiesero il permesso di poter indossare i pantaloni, lui non solo disse subito di sì, ma si mostrò addirittura felice perché con quel capo sarebbero state più libere e disinvolte nei loro movimenti. Era un papà molto affettuoso e se ci rimproverava lo faceva sempre con garbo. Con mamma Carmela andava molto d'accordo. La nostra era una famiglia molto unita. La sera si cenava tutti insieme, io, mio padre, mia mamma e i miei sei fratelli. Quel 27 dicembre 1972 mio padre si stava recando, come tutti i giorni, alla sede del partito per incontrare i suoi amici e bere un caffè con loro. Stava attraversando piazza Nervasi, la piazza principale di Cittanova, quando all'improvviso arriva un'auto, una Fiat 124, dalla quale partono dei colpi caricati a pallettoni. Mio padre muore dissanguato, inutile il tentativo di portarlo in ospedale. Aveva 58 anni. Giuseppe Facchinelli, il vero obiettivo dell'agguato, da pochi giorni in libertà provvisoria dopo essere stato prosciolto dall'accusa di omicidio, rimane solo ferito. Avevo solo 13 anni quando mio padre, Giovanni Ventra, venne ucciso dalla mafia. Ho fermato quel momento nella mia testa. Per questo non ho un'immagine di mio padre che invecchia e ancora oggi, quando lo penso, lo vedo giovane, ancora capace di darmi dei consigli. E mi manca la sua presenza. Io e i miei fratelli, da papà non abbiamo ereditato ricchezze, ma una grande dignità. Nostro padre ci ha lasciato i valori della famiglia, del lavoro, dell'amicizia, del rispetto per l'altro, della giustizia e della solidarietà.
Nostro padre ci ha condotto a scelte di vita importanti. Ci ha chiamati ad essere un mezzo per lenire le sofferenze degli altri. Ed è così che è nata l'associazione Piana Libera, un punto di ascolto e di sostegno concreto per tutti i familiari delle vittime innocenti di mafia. Avevo solo 13 anni quando mio padre, Giovanni Lenza, venne ucciso dalla mafia. I colpevoli della morte di mio padre non verranno mai individuati. Grazie, grazie davvero ai ragazzi di istituto magistrale Gravina. Io invito sul palco Silvia Rentra, figlia di Giovanni. Guadagna il palco. Intanto questa era l'ultima scuola a presentare un lavoro, poi avremo insomma un momento con un amico speciale che da sempre ci accompagna, molto molto sentito. Intanto vi invito qui vicino a me, Silvia Rentra, un video per ricordare, per non dimenticare, per far conoscere, che forse è la cosa più importante, questa storia dalla quale siete ripartiti con grande dolore, ma che ha seminato insomma tutti buoni. Grazie e innanzitutto buongiorno a tutti e grazie a Giovanni, a Francesca e buon compleanno a Dodò, ovunque sia. Lo ringrazio perché con il suo compleanno ci siamo riuniti per fare un bellissimo momento di legalità. Soprattutto perché viene da parte dei ragazzi. Loro sono il futuro, a loro noi lasciamo questa eredità, fare memoria e cercare sempre giustizia, non piegarsi mai al guadagno facile, ai ricatti, fare frutto di queste storie che hanno ascoltato, perché non sia vana la morte dei nostri familiari. Vi ringrazio ragazzi, avete raccontato, vedo che la voce principale era la mia, io ero una ragazzina e sì, mio padre si è fermato a quel giorno. Nei miei ricordi, nel tutto, è quel giorno e finisce là. Non c'è stato poi, mi è mancato tantissimo e mi mancherà sempre, anche se oramai sono passati quasi 51 anni, un genitore non si dimentica mai. Che dirvi, siete voi giovani che potete continuare questo, quindi fate frutto di questo, fate frutto e continuate sempre a cercare la verità nella giustizia e dire no alla mafia, sempre. Grazie di tutto. Grazie, per lei il ricordo della giornata. E passiamo nel ringraziare ancora una volta i ragazzi dell'Istituto Magistrale Gravina. La parola a Giorgio. È il momento di un grande amico che ci racconterà la storia di Teresa Buonocore. Un attore, ma non solo, un artista dal cuore grande che da sempre ci accompagna. Quindi io vorrei che accogliesse con un fortissimo applauso Giovanni Esposito. Qualche giorno fa dicevo una telefonata. Guardo il telefonino, è Francesca.
Mancano pochi giorni al compleanno di Giovanni. Giovanni, che fai allora? Scendi? Non lo so, Francesca, quest'anno è un po' particolare. No, ma sento dall'altra parte del telefono un po' di incertezza nella voce di Francesca. Ma sei sicuro? Francesca, guarda, è il lavoro, la famiglia, sono stato un po'... E lei... No, vabbè, là. Vedi tu, no, è che ci sarebbe una storia importante da raccontare, perché abbiamo un ospite in più quest'anno. Non lo so, vedi se puoi fare qualcosa. Vabbè, dai, Francesca, dai, ci penso un attimo e ti richiamo. Vedete, ragazzi, entrare nella vita degli altri non è difficile. La cosa difficile, poi, è rientrare nella tua vita. A me questa cosa mi è capitata conoscendo tantissimi familiari di vittime innocenti di mafia, prendendo le loro storie, appropriandole e mi rendo conto che poi, quando devo trovare la mia, è difficile. E questa storia è una storia che ha tanto in comune con Dodò, perché in questa storia, anche in questa storia, ci sono dei bambini. Il 20 settembre del 2009 ci lascia Dodò, ma il 20 settembre del 2010 ci lascia Teresa. E Teresa è una donna, ma Teresa soprattutto è una mamma. Mamma, posso andare a fare i compiti da una mia amica? Mamma, ma posso rimanere pure a mangiare da lei? Mamma, mamma, mi piacerebbe fare un pigiama party con le mie amiche. Mamma, ma posso rimanere a dormire a casa sua? Quante volte abbiamo sentito queste frasi, no? E quante volte spesso i nostri genitori ci dicono: no, ma vediamo, devo conoscere i genitori di quest'altra famiglia. E quante volte però gioiamo per i nostri figli, le nostre figlie, che hanno degli amici, che li invitano a casa loro, che imparano a costruire le loro prime relazioni affettive. L'amica del cuore, quella con cui non si fanno soltanto compiti insieme, si mangia insieme, cioè si confida, si esce insieme, si condividono momenti che disegnano i primi tratti dei nostri caratteri. Nelle mura domestiche di una casa si confida alla mamma la nascita di un'amicizia. Finalmente un'amica con cui crescere insieme, ci si frequenta a casa e ci si fida degli adulti che nutrono quelle relazioni. Perché nessuno penserebbe mai, neanche lontanamente, quanto velocemente invece si può avvicinare all'inferno. La prima fotografia che ho visto di Teresa è una foto di una donna e di una bambina. Una bambina che davanti al mare abbraccia la sua mamma. Quella bambina si chiama Alessandra. E se esiste l'inferno, e se Alessandra l'ha attraversato, io oggi spero che stia riuscendo a uscire a testa alta. Io l'ho conosciuta Alessandra, perché è qui, è seduta lì, in seconda fila. Io l'ho conosciuta poco, ma per quel poco che posso permettermi, è una giovane donna, una ragazza che studia lettere moderne, che ama Dante, che sogna di studiare storia, e sotto dei bellissimi capelli neri ci sono due occhi che guardano al futuro. La storia di Teresa Monocore, la sua mamma, deve rappresentare nel nostro esercizio di memoria un esempio per chi non ha avuto la sua forza. Teresa, la mamma di Alessandra, fin da subito ha percepito il pericolo che stava avvolgendo sua figlia, nel posto più sicuro dove poteva immaginarla, e cioè dove? A casa di una sua amica. Aveva poco più di 10 anni, vivevano a Portici, quando il padre di quella amichetta fu denunciato, processato e condannato, e Teresa non indietreggiò mai, nemmeno di un passo, per difendere la figlia da quell'abuso assurdo, inspiegabile.
L'uomo? L'uomo? Probabilmente rimase stupito dalla reazione della donna. Ma come? Una donna che alza la testa, una donna che si ribella, perché Teresa non si era rassegnata alla violenza degli uomini, che vede la donna sempre in una posizione di sudditanza rispetto alla violenza dell'uomo. Uomini che quando perdono il controllo della situazione non solo diventano maltrattanti, ma sono prepotenti, arroganti, e così dicono a Teresa: ma perché non ritiri la denuncia? Ma come, che ti è venuto in testa? Ma lo vedi che sei una femmina. E quando non ci riescono con le buone, la vogliono ricattare, gli offrono perfino dei soldi, ma lei non ci sta. E Teresa non indietreggia nemmeno di un millimetro. Oh, ma come, ma la vedete a questa? Ma la vedete come tiene la testa alta? Ma lo vuoi capire che sei una donna o no? E non lo sai le donne dove devono stare. E così l'uomo, quando non ha più altri strumenti, che cosa fa? Ordina l'omicidio di Teresa, che fu assassinata il 20 settembre del 2010, mentre andava al lavoro a Napoli. Alessandra ricorda che a sua madre gli hanno conferito la medaglia d'oro al valor civile, ma Alessandra semplicemente dice che sua madre non era una donna, era una mamma. Una mamma. Perché Teresa Bonafoe era una persona per bene, faceva due lavori, lavorava nella segreteria di uno studio di un avvocato e faceva pure la guida turistica per non far mancare nulla alla sua famiglia, alle sue bambine che cresceva da sola. Uccisa per aver difeso la figlia. Teresa Bonafoe era stata uccisa per aver difeso la sua bambina dalla violenza di un adulto. La violenza degli adulti. L'uomo debole, vigliacco, meschino, che si rivolge alla camorra, alla mafia, per risolvere un suo problema, e cioè quello che non ha nessun altro strumento. Di fronte a una donna che non abbassa la testa, che non accetta la verità, che la avvolge. Ripenso a quella foto. Quante volte ci facciamo una fotografia? Per chi ne ha avuto la possibilità, con i propri genitori da bambini abbracciati, non riesco a togliere gli occhi da quella fotografia, quella bambina stretta alla sua mamma. Mi sono immaginato che doveva essere un momento bello, un momento felice. Si vede la mamma che si prende cura della sua figlia, perché questo fa i genitori. Gli adulti questo dovrebbero fare, prendersi cura dei loro bambini, delle loro bambine. E anche quell'ultimo giorno, come sempre, preparò il pranzo per le sue bambine che andavano a scuola. Oggi le violenze non finiscono. No. E la storia di Teresa rischia di essere dimenticata, avendo subito il torto di non essere stata nemmeno riconosciuta come vittima della criminalità. Oggi si parla di femminicidi, no? Sono omicidi. E dall'inizio dell'anno sono più di 90, uno ogni 3 giorni. E la violenza contro le donne deriva da quella cultura mafiosa che vorrebbe relegare la donna in un angolo di omertà e di sudditanza. Mi sembra che quando accadono tragedie come queste, dopo una prima ondata emotiva in cui tutti siamo pronti a dare qualsiasi cosa, poi rischio che il tempo seppellisca tutto, perché quella cultura macista di omertà che vuole la donna ancora servita all'uomo, non solo, ormai oggi nel 2023 dovrebbe essere anacronistica, ma culturalmente devastante. E sapete per chi? Proprio per i nostri bambini, per le nostre bambine.
È come se negli occhi di Alessandra, per quel poco che io l'ho conosciuta, si leggesse che non basta commuoversi, bisogna muoversi per le donne. E con sua madre forse lo Stato ha davvero perso l'opportunità di poter cambiare le cose, di fare scelte importanti per aiutare chi ha sofferto e che ancora oggi soffre, vittima di terribili violenze, sia della criminalità organizzata, sia di qualsiasi altro tipo di violenza. Sono occhi profondi quelli di Alessandro, che nonostante tutto io sono convinto, e anche sua mamma sarebbe d'accordo, che anche lei chiederebbe comunque, chiunque che subisca una violenza, di trovare una persona di cui si fida, di farsi aiutare, di denunciare, perché da solo tutto è più difficile. Lei ha trovato sua mamma, sua zia, ha trovato una nuova famiglia. Bisogna sempre guardare lontano e sperare che, passato l'inferno, torni una bella giornata di sole. Teresa, che la tua storia diventi patrimonio per tutti noi, ricordandoci che i bambini crescono solo se sognati. Dodò, buon compleanno e grazie per aver parlato con te. Grazie Giovanni di questo salto. Giovanni, è stato bene. Alessandra Guerras. Ringrazio Giovanni perché ha dato forza alla forza di Teresa. Ed è una cosa che non è scontata quando si parla di forza delle donne, insomma, forse è proprio questo quello di cui abbiamo bisogno. Non è facile, però insomma Giovanni ci ha fatto capire in pieno, insomma, quanto è la forza della donna. Allora, innanzitutto grazie Giovanni anche per la sensibilità che mi fate raccontare queste storie, io lo so bene. Poi a volte quando parlo con gli uomini per bene, mi dicono sempre io mi vergogno. Quindi grazie davvero. Io volevo ringraziare anche tutti i ragazzi e i docenti, perché affrontare queste storie e raccontarle ai ragazzi anche con una certa sensibilità non è mai facile, quindi fanno un lavoro veramente straordinario. E poi volevo ringraziare Francesca e Giovanni per l'invito, e poi perché, come ha detto Giovanni, io quando ero in macchina, che stavo venendo qui con Francesco, ho letto che Dodò era morto il 20 settembre, e quindi ora avete un posto speciale nel mio cuore, perché io il 20 mi sento sempre triste e sola, e ora so che non sono tanto sola ogni giorno, quindi grazie. Grazie davvero, perché capite che non è facile, insomma, essere su questo palco. Siamo davvero alla fine, siamo giunti quasi alla fine. Beh, c'è la targa, meritatissima. Non ho ancora il dono dell'ubiquità, quindi è vero. Siamo davvero giunti alla fine. Adesso parlo ai bambini. È un momento che sembra che non c'entri nulla con il compleanno di Dodò, invece c'entra. Invece c'entra perché nell'ultimo anno personalmente è stato un anno terribile. Da quel 26 febbraio del 2023, pochi mesi fa, la mia vita, la vita di molte persone, di molti colleghi è cambiata. Perché su quella spiaggia steccata di Cutro sono morte 94 persone, più un numero imprecisato di dispersi. Di queste persone 35 erano minori. Allora mi sono detto, perché non ricordarle? Anche loro sono vittime innocenti. Chi mi conosce sa che sono ormai in giro per l'Italia da un po' a raccontare questa esperienza attraverso il libro che ho scritto per l'umanità, e a ricordare HPR 4600, che si chiama Massa. E zero sta per 0 anni, perché questo bambino che non è stato reclamato, un termine orribile, nessuno l'ha pianto. E
nessuno ha detto quello è mio figlio, è stato riconosciuto per altre vie. Non aveva nemmeno un anno, aveva qualche mese, ed è diventato il simbolo di questa tragedia. Allora pensate a questi 35 bambini, a tutti quelli che sono morti anche dopo, perché l'abitudine all'orrore, così come nella mafia, non è una giusta abitudine. Non dovete abituarvi all'orrore, e questo è l'orrore. Chiedete sempre verità e giustizia, anche per queste persone che apparentemente non conoscevamo, ma che potevano essere i vostri compagni di banda. Allora ho chiesto una cosa semplice, di far vedere quelli che sono i nomi dei minori che hanno perso la vita in quella... No. Non chiamo tragedia, la chiamo strage, perché quando qualcuno muore può essere evitato, non è una tragedia, ma è una strage, e quei bambini potevano essere salvati. E allora vorrei che non fossero solo numeri, come ci siamo detti, statistiche, ma fossero dei nomi, e vorrei che questi nomi li leggessimo e scorressero insieme per ricordare anche un altro da un fratello. Grazie. Quello che è successo è che venga raccontato anche in un modo vicino a loro. Siamo entrati nell'ultimissima parte, la consegna delle targhe. Franco, vieni vicino a me, ultimissima parte, perché c'è la consegna, insomma, delle targhe che verrà fatta da Giovanni e Francesco agli istituti scolastici. Quindi invito i rappresentanti degli istituti scolastici, insieme anche di Piero Prattivoglio, viene qui su noi sul palco perché farà un omaggio particolare agli istituti scolastici, insieme insomma l'istituto comprensivo di Pavanice presso Pizzuta. Non so se ti prego qui. Sì, sì, sta arrivando. Sta arrivando. Ecco qui. Un applauso anche per Tiberio. Tiberio, venga qui. La volontà di regalare un libro e delle parole, insomma, che sentono una forza potentissima. Sì, è un pensiero che si è permesso a Giovanni e Francesca per poter omaggiare gli istituti scolastici che oggi ci hanno fatto commuovere, ci hanno fatto piangere.
ci hanno regalato una giornata indimenticabile. Ecco, è un libro didattico che ho scritto proprio adatto ai ragazzi, alle scuole, è una copia per ogni istituto. Ricordate ai ragazzi di non piegarvi mai, per nessun motivo. Non abbiate mai paura di rimanere persone libere. Mai. Grazie. Grazie, grazie davvero. Quindi la consegna all'Istituto Comprensivo di Papalice e presso Pizzuta, la scuola di Lodò. Invita a prepararsi l'Istituto Comprensivo Gioacchino da Pilote di Isola Capo Rizzuto. Abbiamo finito ragazzi, vi invito anche a prepararsi l'Istituto Comprensivo Sant'Angelo a Sasso di Benevento, tanto viene premiato l'Istituto Comprensivo Giacchino Cacchione di Isola Capo Rizzuto. Siamo sul palco l'Istituto Comprensivo Sant'Angelo a Sasso di Benevento, un rappresentante dell'Istituto Comprensivo di Benevento, si prepara poi il suo comprensivo di Papalice presso di Margherita. Benevento c'è, eccoli, un grosso applauso anche per i ragazzi di Benevento che hanno fatto un bel viaggio per raggiungerci. Grazie, grazie davvero per essere stati con noi. Grazie, grazie davvero. L'Istituto Comprensivo di Papalice, presso di Margherita, a salire sul palco, li vedo qui. Un applauso ragazzi, alla fine. La consegna delle targhe dell'Istituto Comprensivo di Papalice, presso di Margherita. Eccola qui. Grazie. Grazie davvero, ultima scuola, l'Istituto Magistrale Gravina di Crotone. Riceve l'ultima targa. La targa e il titolo. Bene, siamo giunti insomma alla fine di questa giornata, davvero bella, emozionante. Giovanni. Ok ragazzi, grazie a tutti, grazie veramente di cuore. L'invito naturalmente sarà per l'anno prossimo, porteremo ancora altri familiari di vittime innocenti di tutte le mafie. E niente, che dire, dare l'auguri sempre a tutti con questo applauso. Perché oggi mi avete dato l'opportunità di festeggiare il compleanno di Lodò, altrimenti non l'avrei potuto fare. Grazie, grazie per la possibilità. Buon compleanno Lodò!
quest'anno è stata dura questa. Oh.